È un momento di saluto con le istituzioni scolastiche, un momento augurale, voluto fortemente anche dai nostri collaboratori e soprattutto questa circostanza ci permette di continuare a programmare insieme quegli opportuni interventi formativi che ci aiutano a proporre la dimensione alta della vita cristiana. A riguardo, è possibile immaginare una collaborazione continuata tra Chiesa e scuola? Questa sinergia educativa non si è mai interrotta, è una consuetudine nella nostra azione pastorale. La presenza nella scuola di tanti docenti motivati dalla fede cristiana, la presenza degli insegnanti della religione cattolica, la presenza anche periodica di alcuni sacerdoti, e tutto questo ci consente di dare un volto credibile di una società e di una Chiesa che mette insieme tutte le risorse per offrire uno spaccato e un percorso educativo il più possibile globale in rapporto alla maturazione della persona. Cosa sente di dire agli studenti, agli alunni della diocesi? Agli alunni, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, io suggerisco intanto di investire tutte le risorse di mente e di cuore in vista della loro crescita umana e cristiana. E continuamente ripeto ciò che ho letto sul volto di molti giovani, che è quello di chiedere a noi adulti ciò che ci compete, ciò che ci spetta, di riappropriarci delle nostre responsabilità di adulti. Mi sembra di leggere sul volto di tanti ragazzi e di tanti giovani che guardano noi adulti, per favore fate gli adulti, continuate a ricordarcelo, a chiedercelo, però esprimete anche la vostra disponibilità e la vostra generosità nell'accogliere questo messaggio educativo che viene dal mondo degli adulti. Franca Principe dell'Istituto di Istruzione Superiore Pisacane di Sapri, cosa rappresenta questa giornata? È un momento di incontro con i colleghi dirigenti, con la curia vescovile e con diverse autorità che si occupano della nostra comunità a più livelli. Si educa in molti mondi, c'è il mondo della religione, c'è il mondo dello Stato. Noi lavoriamo insieme perché abbiamo cura del profilo di personalità e della maturazione umana e etica degli studenti. È possibile immaginare una collaborazione continuata tra la scuola e la Chiesa? Siamo qui proprio per questo. Noi ci eravamo già incontrati a maggio con il Vescovo ed avevamo chiesto a gran voce noi dirigenti di avere dei momenti di incontro più frequenti. Non si può fare scuola chiusi tra quattro mura, ormai la scuola è territorio, la scuola deve essere aperta al territorio. Il Vescovo è qui sul nostro territorio, non possiamo che pensare di operare insieme. È una giornata di grande coesione. La coesione è fondamentale nella nostra società e dobbiamo insegnarla soprattutto ai nostri allievi. I nostri allievi, appunto sapendo di questa giornata, potranno acquisire consapevolezza dell'importanza anche di questa coesione con gli organismi religiosi, tra noi dirigenti scolastici, anche perché insomma è fondamentale il fatto che possiamo interloquire tra di noi per un vallo migliore, per una società migliore, e questo è il nostro intendimento, questa è la nostra finalità, e quindi ci teniamo ad essere tutti coesi, perché veramente in questa società dove c'è uno spiccato individualismo sappiamo cosa provoca l'individualismo, quindi lo rigettiamo in toto. Noi siamo qui tutti uniti, tutti insieme appassionatamente. A vostro parere la Chiesa quanto è lontana e quanto è vicina nella crescita degli studenti, nella crescita di ogni giorno? Nella complessità, nella diversità degli indirizzi, si intuisce ci sono diversi modi di pensare, diverse possibilità di avere un rapporto con la realtà e di amare la vita, apprezzarla e renderla sacra.
Il pensiero religioso è un pensiero che permea tutti gli altri pensieri, quindi gli studenti del liceo scientifico e classico in particolare che realizzano riflessione filosofica lo fanno in un dipartimento degli studi storico-filosofico-teologici nei quali c'è una sezione dedicata proprio agli studi di teologia. Naturalmente i docenti di religione cattolica nominati dalla Curia fanno il loro, danno il loro contributo alla creazione dei nostri piani dell'offerta, quindi è molto importante che si lavori in coesione insieme. Qui sul territorio il rapporto con la Chiesa è forte, è continuo, costante. I ragazzi hanno bisogno di avere anche dei punti di riferimento e sicuramente la Curia, la piazza del Vescovato, è un punto di riferimento. E non è solo una piazza intesa in senso spaziale, ma intesa anche in senso concettuale. È la piazza dove c'è il Vescovo che rappresenta l'intera comunità religiosa e quindi un punto di riferimento per i nostri ragazzi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. E sono gli stessi ragazzi che frequentano il nostro istituto, quindi è un'integrazione assoluta e totale. Il primo incontro con i dirigenti l'abbiamo avuto presso la mia scuola, io sono stato onorato di tutti i dirigenti che hanno fatto parte, che hanno partecipato a questo incontro. Io credo che veramente sia importante il fatto di poter lavorare insieme,